Volpe Pasini, oggi pomeriggio allo zuccherificio di Termoli per illustrare ai viticoltori il progetto di ramo d'affitto temporaneo per un anno dello stabilimento. Illustriamo ai viticoltori e agli agricoltori qual è il nostro progetto, la nostra idea sul futuro di questa fabbrica, non solo per il 2015 ma anche per gli anni successivi, un cambiamento di rapporto, di metodo, un vento nuovo che deve creare una grande comunità di intenti, di obiettivi, condivisione dei risultati con il mondo agricolo. Ieri sera c'è stata la firma dell'intesa con l'amministratore unico Fusco. Ecco, lei ha presentato un progetto abbastanza ampio e innovativo. Che cosa prevede? Adesso è presto per dirlo, lo presenteremo man mano. Certamente toglie questa azienda dall'unico monoprodotto zucchero e la toglie dalla competizione con dei competitors internazionali che sono molto più forti di noi e che quindi non ci consentono di stare sul mercato con un prezzo troppo basso. Abbiamo altre linee di prodotto sempre collegate al mondo agroalimentare, le svilupperemo e sono sicuro che ricaveremo grandi risultati.